我说。 Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Gianfranco. Allora. Scusate il cambio d'orario. Ma... Buonasera. Buonasera Scusate il cambio d'orario, ma poco dopo le 20 ho un evento e quindi devo... ho dovuto anticipare di una mezz'oretta. Eh, allora, visto che mh, ho incontrato diversi di voi anche all'evento all di Fare Futuro di martedì, sì, martedì o lunedì, non mi ricordo più, infatti uno al giorno in quei giorni, quindi mi sono perso. E, mh, e ho visto che cioè, siete molto contenti delle mie lezioni. A questo punto, ho detto direttamente ai miei due ospiti che sono molto impegnati di. Lasciar perdere le faccio tutte io quelle che mancano quindi continuo uh, io oggi ho... buonasera Un problema di connessione che credo di aver risolto. Banalmente, saltando dal WiFi al mio telefono, che è molto più efficiente. No, dicevo che eh, visto che le lezioni con me mi sembra che siano state gradite, a questo punto ho chiesto direttamente ai miei due ospiti esterni, che sono peraltro molto impegnati, di soprassedere. Le faccio tutte io, quindi diciamo, chiudiamo le ultime tre lezioni tutti con, uh, tutte con me. E quindi alla fine saranno sei e un po' di cose ce le saremo detti. Allora, ehm, oggi, continuando più o meno sull'altra volta abbiamo chiuso con le slide su come funziona la società, come funziona la mente umana. Per provare a spiegare perché si parla di ehm, post-truth, quindi post-verità, l'esplosione delle fake news dei complottisti, eccetera, eccetera. E oggi, Andiamo un po' più in profondità eh, affrontando la questione dei bias cognitivi, che adesso condivido le slide e vedremo insieme che cosa sono. E... Ah no, però chiedo a chiunque ci sia di fare futuro di abilitarmi come relatore, perché sennò le slide non le posso. Ok, perfetto, grazie. Allora. Mm, 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 mm. dove sta? Dove sta? Dove sta? 6 oh, milioni di file aperti, quindi adesso dobbiamo trovare quello giusto. Ecco qua, ok. Quindi vi suono. Allora, lasciate perdere Luis perché sono presentato anche lì queste cose, però insomma ci interessa poco. Um, quello che affrontiamo oggi appunto è i bias cognitivi, che sono definiti come errori sistematici di ragionamento. Adesso vediamo che vuol dire questo. E poi cerchiamo di capire perché ci interessano ai fini appunto di un ragionamento anche di comunicazione politica e quindi che implicazioni hanno sui cittadini, elettori e consumatori. Allora, la prima cosa da cui partire è questa. Uh, Daniel Kahneman. Con un suo collaboratore che si chiama Tversky, hanno vinto un Nobel quando hanno scoperto questi bias, eh, fondamentalmente hanno eh, diciamo stabilito che il cervello umano, grosso modo, funziona con due motori, in qualche modo l'abbiamo già detto questo. I due motori che loro chiamano Sistema 1 e Sistema 2. Il sistema 1 che caratteristiche ha? È il sistema, diciamo, fondamentalmente delle percezioni e delle intuizioni. È molto veloce, è automatico, cioè è sempre in moto, e ecco quella parte del cervello fondamentalmente non dorme mai, ragiona per associazioni di idee, di immagini fondamentalmente, e in maniera molto semplice. Quindi diciamo è un motore sempre acceso, un po' grezzo, che viaggia su percezione e intuizione impulsi, insomma questo mondo qui il sistema 2 è quello che invece piaceva tanto a Cartesio, insomma ai razionalisti eccetera, cioè è la sede del ragionamento logico è più lento è sequenziale nel senso che di solito può affrontare una cosa per volta e ve lo dimostro con un esempio, quante volte noi se facciamo retromarcia con la macchina e magari c'è la musica ad alto volume abbassiamo la musica in teoria uno dice ma che c'entra su due cose completamente diverse. No, perché si attiva il sistema 2 e il sistema 2 ha bisogno di focalizzarsi su una sola cosa, oppure stiamo facendo jogging con la musica nelle orecchie, quello riusciamo a farle queste due cose insieme. Ma se ci arriva una mail a cui dobbiamo rispondere o che, o che dobbiamo leggere con attenzione, rallentiamo la corsa, o ci fermiamo addirittura. Perché il sistema 2 ha bisogno di concentrarsi su quella roba lì. Quindi è sequenziale, cerca rapporti causali. Ed è faticoso. Quando utilizziamo in una giornata tanto Sistema 2, la sera siamo dei cadaveri, più o meno come se avessimo fatti i minatori tutto il giorno. Ehm, I contenuti del Sistema 2 sono concetti più che percezioni, sono pensiero astratto, sono logica, eccetera. Allora, quindi diciamo, i processi sono questi, i contenuti del Sistema 1 e del Sistema 2 sono questi altri. Cosa dicono Kahneman e Tversky? Che il 99% delle decisioni che noi prendiamo derivano solo da questo: dal sistema 1. E, e, e diciamo, facciamo questo per ragioni evolutive, cioè è, è più rapido, il nostro cervello comunque è pigro, meno sforzi facciamo, meglio è, lo sappiamo, diciamo ormai molto bene. Netflix parte il film skip intro. Anche se l'intro dura 5 secondi, noi la schippiamo per dire quindi, insomma, noi abbiamo, siamo molto favorevoli a lavorare poco sul cervello, mettiamola così. Il problema è che lavorando poco col cervello, cioè andando quando possibile in automatico, talvolta facciamo degli errori, proprio a causa di questi automatismi. Allora, questi automatismi quando ci azzeccano si chiamano euristiche. Quando sbagliano si chiamano bias. Euristiche e bias sono scorciatoie cognitive, quindi sono modi per arrivare a una decisione in tempi rapidi. Nove volte su dieci lo facciamo bene, ma quella volta su dieci che sbagliamo roba, insomma, è, è condizionante, mettiamola così. Per capire quanto è veloce il sistema 1, vi faccio vedere questo spot pubblicitario della Cupra Formentor, che credo sia ancora in onda, che dice una cosa vera, cioè che deriva dalla scienza. Guardiamolo insieme e poi lo commentiamo. I primi 7 secondi. 7 secondi per capire se è amore o odio. Sette secondi di impulsi, di pregiudizi. Sette dannati irrazionali secondi. Bastano sette secondi per convincerti. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cupra Formentor. Drive another way. Figata questo spot che basa su... Un concetto vero, cioè noi appunto quando incontriamo una nuova persona ci presentano una persona oppure incontriamo un nuovo concetto, una nuova idea, in sette secondi ci facciamo un'idea. E smontare quell'idea non è facile. Quindi il sistema 1 parte, parte, insomma, è sempre acceso in realtà. E poi provare a rivedere quell'impressione iniziale non è facile questo si chiama effetto alone cioè diamo un alone immediato a qualcosa e poi quell'alone lo accompagna può essere un alone positivo può essere un alone eh, negativo un'altra cosa che volevo farvi vedere a proposito dei due motori il cervello è diviso anche in due emisferi proprio l'emisfero sinistro e l'emisfero destro l'emisfero sinistro è la ah, di nuovo in qualche modo stiamo semplificando è più complicato di così è il regno, diciamo, della, della razionalità e della logica, e l'emisfero destro invece è quello più artistico, creativo, eccetera. E qui c'è un bel passaggio di un episodio di Dr. House in cui c'è questo paziente che, eh, se non sbaglio, l'episodio inizia con questo ragazzo che a cena con la sua fidanzata e a un certo punto, eh, mentre cenano, col braccio sinistro comincia a lanciare dei panini contro i tizi che stanno a un altro tavolo, così. E quindi diciamo, che è successo? Sbroccato, lo portiamo in ospedale. E in ospedale capiscono che c'è un problema di collegamento tra i due emisferi. E per testarlo fanno questo test. Ma è interessante vedere come finisce questo test. Lo vediamo insieme e poi lo vediamo. sarà solo dal tuo E sarà solo dal tuo Ok questa è una premessa importante noi abbiamo tutti incrociato non ne sapete che se abbiamo che so, chi, chi subisce un ictus ed è paralizzato sul lato sinistro vuol dire che l'ictus l'ha avuto nel, nel lato destro e viceversa cioè l'emisfero destro comanda il lato sinistro e così via quindi hanno detto le immagini che vedrai a destra in realtà le elabora l'emisfero sinistro le immagini che vedrai a sinistra le, la, le elabora l'emisfero destro the words. Book Giraffe willow. Fortunate. You're not saying the word. I didn't see a word. Could you draw a picture of what you think the word might be? Uh, look, I, I didn't see. Candle. This is so cool. Yeah, that's not freaky at all. No communication. So far. Scott, why are you standing? Uh, I'm a little chilly. I thought I'd get a sweater or something for my room. Is that okay? Just a few more minutes. And that, ladies and gentlemen, is the left hemisphere side that's obsessed finding answers the one that needs things to make sense the interpreter that's where we tell the story of who we are and why we do things uh, eh, perché interessato lui doveva solo ripetere quello che vedeva in realtà stand up avrebbe solo dovuto dire stand up alzati invece sia alzato E quando gli hanno detto perché ti sei alzato, non è che ha detto ho sbagliato, ha razionalizzato l'errore e quindi ha cercato scuse, no avevo freddo, devo andare in bagno, cose del genere. Come vedremo il nostro cervello funziona spesso così, cioè è molto abile a razionalizzare ex post. Quindi noi attiviamo molto spesso il sistema 2 per cercare scuse razionali a decisioni che abbiamo preso spesso irrazionalmente. Cosa che gli americani chiamano the rationalizing mind, cioè la mente razionalizzante, non razionale, cioè ex post razionalizza. Però magari l'acquisto, il voto, la decisione l'ha presa in un altro modo, ecco, guidato dal sistema 1. Allora, vediamo i bias più importanti che ci interessano in politica e in comunicazione politica. La prima famiglia è quella che deriva dal gruppismo. Il Gruppismo che cos'è? l'abbiamo detto più volte, ma insomma lo, lo capiamo da, da questo bias iniziale che si chiama in-group out-group, cioè appunto quello che divide il mondo in un noi e un loro, che è tipico della politica, è tipico anche della religione, è tipico del calcio, ok? Cosa ci dice l'in-group out-group bias? Ci dice che noi tendiamo a far parte di gruppi, abbiamo bisogno di far parte di gruppi e a identificarci fortemente in questi gruppi. La conseguenza è che automaticamente, quindi, da sistema 1, riteniamo buono e giusto tutto quello che il nostro gruppo fa, mentre tendiamo a considerare stupidi, scorretti, cattivi comportamenti degli altri gruppi. Cioè, fondamentalmente, siamo tifosi, o come ha scritto eh, in un bellissimo libro un autore americano, Jonathan Knight: Siamo menti tribali. Dovrei averlo scritto qua. Ecco, siamo menti tribali, che vuol dire che, appunto, come dire, difendiamo la tribù a tutti i costi. E il problema è che non lo facciamo consapevolmente. Cioè, noi pensiamo di operare come se fossimo uno scienziato o un magistrato giudicante, quindi sulla base dei fatti, dei dati, oggettivamente, eccetera, ma in realtà siamo molto più avvocati difensori o portavoce di un gruppo. E ha delle conseguenze questo bias. Per esempio questo, group attribution error, che vuol dire che le caratteristiche di un singolo individuo riflettono quelle dell'intero gruppo di riferimento e conseguentemente le caratteristiche del gruppo si applicano a tutti i componenti, questo è un classico errore di ragionamento che genera stereotipi, per esempio. E cioè la tendenza a generalizzare a partire da casi singoli ed è una prepista per generazioni di generalizzazione di gruppo, per esempio, tutti i politici rubano, tutti gli extracomunitari delinquono e così via, è tipico è un tipico derivato di un errore di ragionamento dal gruppismo. Oppure, ultimate attribution error è se un membro del nostro gruppo sbaglia, è colpa del contesto. Se è un componente di un altro gruppo a sbagliare, non è mai colpa del contesto, ma della personalità, cioè è proprio lui che è cattivo dentro. Okay? Caso tipico, che ne so. Per i 5 Stelle della prima ora tutti i politici rubano e quindi tutti i cittadini non politici invece sono onesti. Onestà, onestà, onestà. Quando arrivano i primi avvisi di garanzia al Movimento 5 Stelle, è però sicuramente non è colpa nostra, è colpa di chi, qualcuno che ci vuole male, c'è un complotto, cose del genere. No? Quindi noi del gruppo nostro siamo tendenzialmente poco vulnerabili mentre gli altri sono intimamente cattivi indipendentemente dal contesto. E questa è un'altra cosa tipica del gruppismo. Un'altra cosa interessante è questa qui, il principio della familiarità. Questo ha più a che fare col linguaggio, però è importante perché in questi tempi conta. Um, Guardiamo direttamente il grafico, la finestra di Overton. Che cos'è la finestra di Overton? È eh, diciamo, un, un processo che ci dice che qualcosa che in un dato momento è impensabile, piano piano potrebbe modificare in qualche modo, eh, sono piano piano potrebbe modificare in qualche modo il tipo di impatto sulla società, diventare radic radical, poi addirittura accettabile poi tutto sommato abbastanza interessante, poi si apre una finestra per cui diventa addirittura popular e forse addirittura far parte proprio di politiche pubbliche dedicate adesso. Esempio il linguaggio è politicamente corretto. Io qui ho messo l'asterisco, lo schwa, cioè quando all'inizio qualcuno di noi ha visto gente sui social usare buongiorno a tutti con l'asterisco, no? la prima reazione è ma chi è sto matto che sta a fa ok? Poi pian piano quei valori a furia di familiarità, quindi a furia di vedere che non è un amico, sono due, sono tre, sono quattro, sono cinque, se ne discute a livello globale, quell'asterisco comincia a diventare normale. Poi arriva lo schwa che la è invertita eh, e anche quello comincia a diventare normale. Ecco, questo è importante perché ci dice che l'esposizione è un concetto, per quanto possa essere assurdo inizialmente, alla lunga diventa invece familiare, mh? ci diventa familiare e quando ci diventa familiare si apre la finestra di Overton. Questo ci fa capire perché le battaglie culturali sono importanti e perché le battaglie sui valori sono importanti per, e anche le battaglie sul linguaggio appunto, sono importanti, perché il linguaggio alla fine è fatto di parole, e le parole sono fonda fondative dei pensieri e quindi diciamo è tutto collegato. Un altro bias tipico da gruppismo è questo, self-serving bias. Che è collegato al bias blind spot? Allora, i miei successi sono sempre merito mio, gli insuccessi derivano da cause esterne. I successi altrui derivano sempre da cause esterne. Caso tipico, faccio un concorso, lo perdo. E eh, vabbè, erano tutti raccomandati, lo vinco. Ma ammazza, sono stato figo, ok? <ride> Questo è normale, lo facciamo tutti. E e si chiama self-serving bias il bias blind spot invece è la tendenza a notare sempre difetti e pregiudizi altrui ma fatichiamo tantissimo a vedere e a valutare i nostri nostri come singoli ma anche i nostri come gruppo quindi anche qui quando c'è un avviso di garanzia a un politico di un partito per cui noi non tifiamo per carità lo cavalchiamo eccetera eccetera quando arriva al nostro facciamo finta di non vederlo tendiamo a Evitare il, il problema, eccolo qua. Infatti, l'avevo scritto ad esempio. Indagati dei partiti nemici sono tutti scontati inevitabili, e inevitabili ci mancherebbe, sono tutti corrotti. Eh? Gli indagati degli amici sono sicuramente innocenti, c'è cioè la magistratura, ci viene addosso, cose del genere. Ok, oppure questo è un classico, sovrastimiamo la nostra e quella del nostro gruppo a abilità a non cadere in tentazione. Mentre sottostimiamo quell'altrui e ci riteniamo quindi più coerenti degli altri. Questi sono i presupposti della doppia morale che in politica è spesso diciamo uh, presente. No? Caso classico: ah, io non l'avrei mai fatto, io, a me non sarebbe mai successo. No? Eh. Io questo lo racconto spesso perché io sono stato cinque anni dirigente in Campidoglio negli anni di Alemanno, e quando è esplosa la vicenda di Mafia Capitale un anno e mezzo dopo. Eh, che appunto era finita quell'esperienza a dicembre 2014, io la prima cosa che ho fatto è stato scaricarmi l'ordinanza che ormai era online e cercare Luigi Di Gregori nell'ordinanza. Io ero sicuro di essere nel giusto e di non avere problemi, però non hai mai nessuna garanzia di non, di non poter commettere un errore, mh? anche se sei in buona fede. E quando racconto che ho fatto questa cosa. <ride> Chi mi conosce bene dice: Ma tu che sei pazzo, ma figurati, ma tu perché dovevano indagare su di te? Dico, raga, lasciate stare. Per esempio, se io al posto di essere stato il capo della comunicazione, come ero, fossi stato il capo delle politiche sociali o politiche abitative, ma benissimissimo potevo finirci in mezzo, senza dolo verosimilmente, per superficialità, per errori, per, perché non hai i mezzi che ha la magistratura per capire con chi stai parlando, però ci puoi finire in metro. Invece quest'idea per cui noi, ma gli altri sono tutti facili e vulnerabili a cadere in errore, noi mai, è molto, diciamo, tipico appunto anche questo. Noi come singoli e noi come gruppo. Un bias che è sempre attivo è il cosiddetto confirmation bias. E adesso l'abbiamo già affrontato, adesso ci torniamo. Che cos'è il confirmation bias? noi tendiamo a cercare e ad accettare tutte le prove che confermano le nostre idee preesistenti, mentre siamo propensi a scartare, a rifiutare tutte quelle che le confutano, quindi che le mettono in discussione. Questo lo facciamo tutti, anche gli scienziati, che dovrebbero fare il contrario. E' anch'esso un derivato della mente tribale, cioè se la nostra razionalità appunto è a servizio del gruppo e quindi se serve prima di tutto a giustificare le nostre scelte, di nuovo la utilizziamo come un avvocato difensore. Quindi, quali prove mi servono per dire che ho ragione? Cerco quelle prove. E se vedo prove che non mi piacciono, mm, cerco di evitarle come la peste. Quindi, ci piace pensare, eh, e ne siamo convinti, eh, che le nostre convinzioni si basino su un'inappuntabile rassegna appunto, delle migliori prove disponibili. Quindi, prima guardiamo i dati. E poi ci facciamo un'idea. E pur, purtroppo ragioniamo al contrario, no? Quindi il nostro cervello fa il contrario: prima c'è un'idea in testa e cerca i dati a conferma di quell'idea. Fa, come dicono gli americani: cherry picking, sceglie le ciliegie. Quindi no? sceglie i dati che eh, si adattano alla sua convinzione. Questa roba qui, purtroppo, o per fortuna non lo so, non la facciamo consapevolmente. Quindi, noi siamo convinti di essere quella roba lì, ma inconsciamente facciamo il contrario. Io ogni tanto me ne accorgo pure. quando, appunto, che ne so, leggo libri per scrivere i miei e, e trovo una tesi che a me non piace, mi rendo conto che, per esempio, non la sottolineo. Non la evidenzio. Okay? Poi mi fermo e dico: però aspetta, non è che hai cercato le cose che, che, che pensi tu. E quindi torno indietro e ci rifletto. un la Corone, cioè. È un lavoro che non è automatico, l'automatismo è il contrario, a schippare, non mi piace, via, okay. ci devi proprio riflettere per evitare questo tipo di errore, cioè devi mettere in moto il sistema 2. Eh, quindi tutti noi diciamo convintamente che basta una prova contraria per convincerci di essere nel torto, ma saremmo in grado di non vederne a centinaia e questo è il fondamento delle teorie del complotto. Tutti i complottisti ti dicono, vabbè dimostrami che ho sbagliato io cambio idea. Eh, non è mai così in realtà, perché quella dimostrazione di solito viene scartata dalla loro eh, diciamo range di opzioni. Sotto questo profilo vi consiglio, se avete Netflix, di vedervi il documentario sui terrapiattisti. Scrivete la terra è piatta su Netflix e trovate uno splendido documentario da cui è estratto questo filmato che adesso spiega un po' le cose che sto dicendo. Vedete che e poi lo the difference between being skeptical about something and being in denial is very subtle but very important, right? Someone who is skeptical is willing to test their own hypothesis, their own assumptions. They are actually looking for the truth, even if it turns out that they were wrong. Recently, we've carried out an experiment to test the rotation. To the Earth. If the Earth is spinning at one rotation every 24 hours, that means that every hour it has to turn 15 degrees. And if the gyroscope is mounted anywhere on Earth, it's going to drift. In today's 21st century navigation systems, they're using what's called a ring laser gyroscope. It is extremely precise. If we could simply get one of these ring laser gyroscopes, we would be able to prove once and for all that there is no rotation to the Earth. Questo è interessante. Quindi c'è un pezzo dei terrapiattisti americani in questo caso che dicono: Vabbè, siamo sicuri che abbiamo ragione noi, ci mancherebbe. Però dimostriamolo perché, se no, sti rompiscatoli gli scienziati, che continuano a dirci che la Terra è rotonda, che gira, dimostriamolo. E allora il primo test che fanno è quello del giroscopio. Il giroscopio serve a dimostrare che la Terra non gira. Se la Terra in un'ora, se il giroscopio dice che in un'ora ci sono stati 15 gradi di rotazione, lo vuol dire che la Terra gira in 300 in 24 ore, i gradi su 360 ovviamente e fanno il test, vediamo che succede quando fanno il test. Ti anche 20.000 dollari per il giroscopio. About something and being in denial is very subtle but very important, right? Someone who is skeptical is willing to test their own hypothesis. Their own assumptions. They are actually looking for the truth, even if it turns out that they were wrong. Recently, we've carried out an experiment to test the rotation to the Earth. If the Earth is spinning at one rotation every 24 hours, that means that every hour it has to turn 15 degrees. And if the gyroscope is mounted anywhere on Earth, it's going to drift. In today's 21st century navigation systems, they're using what's called a ring laser gyroscope. It is extremely precise. If we could simply get one of these ring laser gyroscopes, we would be able to prove once and for all that there is no rotation to the Earth. One of the people in the community actually purchased one for twenty thousand dollars. You start at point A, and then you do some kind of process of collecting evidence, of thinking, or whatever you want, and you end up at a conclusion, point B, that you believe is true. Okay? Science is the arrow. That's all science is: is the arrow. Science is a process to get to conclusions but what we found is, is when we turned on that gyroscope, we found that we were picking up a drift, a 15 degree per hour drift. now, <laughs> obviously, we were taken aback by that. wow, that's kind of a, a problem, <laughs> right? but there's a whole other way to think, which is that you start at b, you start at the conclusion, and you say, i have to find evidence that shows that this is true. you're not looking for data to try to, prove you wrong or refine your position, right? You're trying to look for all the data that proves you right. You'll cherry pick until you find evidence that appears to be an arrow, a logical arrow to your dogma. We obviously were not willing to accept that and so we started looking for ways to disprove that it was actually registering the motion of the earth and that it in fact was registering the motion of the sky. So the next thing that we set out to do was to encase the fiber optic gyro in what's called a zero Gauss chamber to see if we could actually shield the energies being generated by the heaven. And we were unsuccessful with that, unfortunately. So the next thing that we're going to try is encasing the entire apparatus in bismuth. If anything works well, I'd like to release it at the conference. If there's not anything that you can say, È molto interessante questo passaggio. Perché ci dimostra come ok. Io voglio dimostrare che la Terra è piatta. Quindi c'ho già una, un pregiudizio. Voglio dimostrare che la Terra è piatta. Uso il giroscopio. Mi dice che la Terra gira. Che quindi la Terra è piatta, e che non gira. Mi dice che la Terra gira e avete visto la reazione? Mm, abbiamo un problema. E allora che cos'è? Sarà il cielo in realtà a girare? Cherry picking. Nel dubbio che faccio? Magari il cielo manda radiazioni. Avete visto sul giroscopio? Lo infilo in una fibra ottica e comunque mi dà quei 15 gradi. Allora lo infilo nel bismuto. Cioè, devo arrivare a dimostrare quello che io voglio dimostrare, fregandomene di tutte le prove contrarie che ho. Questo è il finale dello scienziato che dice non ha senso che gli scienziati si mettano a discutere con i complottisti perché, tanto per qual, 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 qualunque prova gli porti e quante prove gli porterai, comunque loro non cambieranno idea. Non cambieranno idea. E quindi c'è proprio una differenza di impostazione mentale, ok? E questo è frutto appunto di bias, di pregiudizi, di convinzioni, in primis il pregiudizio di conferma. Ve lo dimostro adesso: è la stessa cosa col calcio. Allora noi interpretiamo eventi discutibili, ambigui, eccetera, sempre alla luce di ciò che crediamo, cioè una volta che c'è un evento in qualche modo dubbio, magicamente esce fuori il tribalismo, il gruppismo delle persone. Esempio. Io sono juventino, questo è un rigore di qualche anno fa al Bernabeu, diciamo Benatia su Vasquez, quarto di finale di Coppa dei Campioni, la Juve vinceva 3-0 al Bernabeu al 90 praticamente c'è questo fallo Rigore per il Real Madrid è parte tutta una disquisizione in cui magicamente tutti gli juventini, me compreso, non vedono il rigore e tutti gli anti-juventini sono convinti che sia rigore. Questa perfetta, diciamo, distribuzione dell'interpretazione del fatto ci fa capire quanto appunto il bias di gruppo condizioni le nostre interpretazioni oppure. Famosissimo Rola Ronaldo Giuliano negli anni 90, oppure che ne so, grosso ai mondiali contro l'Australia, cioè per tutti noi era rigore. In realtà non si sono toccati, però che ce frega, cioè, nel senso che subentra appunto il tifoso nell'interpretazione. E quindi in Italia nel, diciamo, sfruttare il calcio per la mente tribale forse funziona ancora più che per la politica. Quindi il dubbio per noi c'è o non c'è, perché vediamo solo le prove a supporto della nostra teoria. E questa è la dimostrazione di come funziona il bias di conferma. Collegato al bias di conferma e alla pigrizia in qualche modo del nostro cervello, c'è questo qui che si chiama anche bias della disponibilità, availability bias. Che ci dice che noi tendiamo a sovrastimare il peso di tutto ciò che vediamo, viviamo in prima persona. Quindi, che ne so, ci dicono che la terra si sta surriscaldando. Eh, fa freddo per tre giorni di fila da noi la nostra reazione immediata è mamma mia ma quale climate change ma quale surriscaldamento senti che freddo che fa ok questo è tipicamente la valability bias cioè prendere quello che noi viviamo in prima persona nel nostro piccolo e generalizzarlo come se fosse una statistica ufficiale mondiale mm. è la dimostrazione peraltro della nostra capacità di valutare male le probabilità e la rilevanza degli eventi e dei fenomeni quindi, per esempio, altro caso che ho riportato qua, quando si parla di insicurezza percepita, questo è un caso classico che ha molto a che fare con la politica, in tutto l'Occidente, ma in Italia in particolar modo, i reati violenti sono in calo da diversi decenni. Ma se chiediamo alle persone, io ho visto un rapporto dell'Istat di qualche anno fa che diceva, allora, eh, i dati sul che so, omicidi sono in calo, i dati sui furti e rapine sono in calo, i dati sugli stupri sono in calo, eccetera, eccetera. E chiedeva ai cittadini: Tu hai mai assistito nel tuo quartiere o nella tua città a un reato violento? No. Quindi anche questo confermava: Quanto ti senti sicuro rispetto a prima? Meno di prima. Cioè il percepito. Plasma irreale in qualche modo, quindi magari diminuisce l'insicurezza reale, ma aumenta quella percepita perché? Perché i mass media e magari spesso anche la politica, magari cavalcano certi temi e quindi generano la legge di Thomas, di cui abbiamo già parlato. Quella per cui, se io definisco reale una certa cosa, essa sarà reale nelle sue conseguenze. Quindi, anche se reale non è, poi mi comporto come se lo fosse. Eh, classico caso di availability bias, quello dei, dei vaccini pre-COVID. No? Allora, non so se, se sapete la, la storia dei vaccini che provocano autismo. Allora, nel 98 uscì un, una relazione, uno studio di, una, di un medico inglese su Nature, o su Science, non mi ricordo: in cui dati alla mano. Una quota di bambini vaccinati poi erano, appunto, erano diventati autistici, ok. Qualche anno dopo lui stesso scrisse alla rivista che pubblicò uh, la ricerca dicendo che si era inventato tutto, cioè che i numeri erano totalmente inventati, e che non c'era quindi. Altro. Chiesto scusa per non aver fatto i controlli, eccetera, eccetera. E, eppure, da allora c'è una quota di popolazione, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, che crede a quella tesi. E a proposito di availability bias, il classico caso mio cugino, mio fratello, mio zio, eccetera, vale più della scienza, vale più dei di virologi, vale più di, degli scienziati. O che ne so, quando esplode il COVID. Se vi ricordate, in Italia uh, venne riproposta una, una, una trasmissione di Rai 3 di qualche mese prima che era andata a indagare su un laboratorio di manipolazione genetica proprio a Juan, scoprendo che era a 300 metri dal mercato da cui poi è esploso fondamentalmente la, 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 il contagio di Covid. E per noi l'associazione a quel punto è facile, il laboratorio sta là. Il virus esplode là, addirittura sono a 300 metri. E eh, quindi non è di origine animale o naturale, è sicuramente colpa di. Eh, o ancora le trombosi di AstraZeneca. Insomma, abbiamo tantissimi, queste slide l'ho ho fatto in periodo di COVID, quindi sono un po' orientate sul COVID. Un'altra caratteristica tipica che facciamo, che diciamo che ci riguarda, è che quando raccontiamo una storia la filtriamo in base alla nostra risonanza o dissonanza cognitiva. Cioè, anche quando raccontiamo una cosa che ci, è capitato, che ci è capitata, tendiamo a non ricordare o ad omettere gli aspetti che contraddicono le nostre convinzioni e invece a esaltare o addirittura a inventare quelli che le confermano. Mm? Caso classico, abbiamo un uh, mezzo litigio con un nostro amico e diciamo a un altro amico guarda ora che lo vedo gli dico questo, questo, questo e questa basta, rotto le scatole, eccetera, poi magari lo incontriamo, non gliele diciamo, ma quando torniamo dall'altro amico gli raccontiamo quello che noi avremmo voluto fare, non quello che abbiamo fatto in qualche modo. Mm? Eh, adesso facciamo un giochino sull'attenzione selettiva, attentional bias, cioè noi siamo convinti di vedere, di notare, di catturare tutto quello che ci circonda. Mm? Adesso lasciamo stare quello che dice la slide, passiamo direttamente all'esperimento. Eh, facciamo insieme questo, questo esperimento qui. Ve lo anticipo, ma tanto lo leggerete, dovete contare quante volte i giocatori con la maglia, mi pare, bianca si passano la palla. Vediamo un po'. I giocatori con la maglia bianca si passano la palla. volte 16 16 altri numeri 16 ok allora vediamo se avete ragione e poi vediamo anche un'altra cosa 14 per alessandra ok la risposta corretta è 16 passaggi ma ti sei accorto del gorilla qualcuno ha visto gorilla in giro Martina Masi, sì, ok. Qualcun altro ha visto Gorilla? Se non l'avete visto, rivediamo il video. Tra le persone che non hanno mai visto o sentito parlare di questo video, quasi la metà non avrà notato il Gorilla. Se invece sapevi del Gorilla, probabilmente l'hai visto. Ma ti sei accorto che un giocatore con la maglia nera è uscito e uno con la maglia bianca ha indossato un cappellino mentre giocava? Riguardiamo il video. Ecco che arriva il gorilla. Il giocatore con la maglia nera se ne va e il giocatore con la maglia bianca indossa il cappellino. Questo esperimento sull'attenzione ti fa capire che se sei concentrato a cercare qualcosa spesso non vedi altri eventi inaspettati anche se ti passano davanti. E questo ci dice anche qualcosa appunto sull'attentional bias, sulla capacità anche di concentrarsi, di focalizzarsi. Se vi do un ordine in qualche modo, voi focalizzate sull'ordine, il resto sparisce. Sempre perché attiviamo il sistema 2, che abbiamo detto è sequenziale, una cosa per volta fa, mi hai detto di contare i passaggi. Io conto i passaggi. Okay? E chi vede il gorilla è diciamo probabilmente un po' più distratto. <ride> E però anche la capacità di notare invece un po' più quello che accade intorno a, al focus. Una, vabbè, questo è, abbiamo detto, conservatismo eh, ed effetto backfire, sono quello che vedremo dopo, sono le reazioni al confirmation bias. Quindi anche se io vedo delle prove contrarie a quello che io penso, come abbiamo visto terapia attisti, faccio di tutto per non cambiare la mia idea, anzi addirittura potrei rafforzarla. E qui c'è il caso che mi pare di avervi già raccontato di Obama, che appunto nel 2008 vince per la prima volta le elezioni e comincia a diffondersi la voce che Obama fosse nato in Kenya anziché alle Hawaii. No? E uno dei capofila di questo movimento era proprio Trump. E a un certo punto, dopo anni di polemiche, appunto nell'aprile 2011, Obama non ce la fa più perché i sondaggi sono. Ah, c'è cioè, cioè il 44% degli americani che pensa che lui stia mentendo sul paese di origine e quindi pubblica il certificato di nascita completo sul sito della Casa Bianca in PDF. Prima della pubblicazione il 45% degli americani credeva stesse mentendo, dopo la pubblicazione all'inizio scende al 33% ma qualche giorno dopo torna al 41%, c'è un ritorno di fiamma, appunto, backfire effect. Perché? Banalmente perché se io sono convinto che tu stia mentendo, hai mentito pure sul certificato, molto semplice. Se non mi fido di Obama, perché sono convinto che stia mentendo, quando vedo il certificato di nascita penso subito che l'ha modificato, Photoshop. E quindi alimento ancora di più la mia convinzione. È talmente bugiardo che ha falsificato pure il certificato. E come funziona l'effetto ritorno di fiamma, che è abbastanza tipico e che in politica è molto importante. Eh, questo, vabbè, l'abbiamo detto, cerchiamo argomenti razionali esposti. Quindi dopo aver fatto la scelta quindi vado avanti, eh, reactive devaluation. <ride> Alessandra ha scritto: siamo pessimi noi umani, siamo umani. Ecco, l'importante è non considerarci come macchine cerebrali e iperrazionali. Siamo umani con tutti i loro difetti e anche la loro bellezza, perché poi appunto tutta questa roba è mossa da intuizioni, emozioni e percezione. Meno male che ce le abbiamo perché saremmo un po' tristi, altrimenti, reactive devaluation è quello che in, in logica si chiama argumentum ad hominem o anche fallacia ad personam, cioè tendiamo a valutare negativamente una proposta, magari politica, solo perché è fatta da un antagonista. Questo proprio in politica è un classico, cioè noi non valutiamo quasi mai la proposta in sé, valutiamo prima di tutto chi la fa, l'emittente, diciamo, del messaggio. Ed è un errore logico perché anche una persona che a noi sta antipatica, un nostro avversario, può benissimo dire cose sensate e ragionevoli, assolutamente no? Invece, spesso e volentieri noi non facciamo così, non ragioniamo. così. caso classico, ancora parla Renzi: no, Renzi ha una credibilità bassissima per gli elettori italiani, quindi, qualunque cosa lui dica per otto elettori italiani su dieci non vale neanche la pena di ascoltarla, Solo perché arriva da una fonte. Diciamo che non di cui non ci fidiamo. Poi ci sono degli errori molto legati al sistema dell'informazione di oggi. Uno si chiama Google Effects o amnesia digitale. Questo è interessante perché si è dimostrato che le cose apprese online si dimenticano più facilmente. La tesi iniziale era sballata, secondo me, era legata proprio al, al tipo di supporto. C'è tanta gente che dice: Ah, io i libri leggo solo cartacei perché sul, leggendoli tipo ebook non mi piacciono, non mi resta niente, non ce la faccio, non ci riesco, cosa del genere. In realtà, non può essere il supporto a cambiare il tipo di interpretazione delle cose, di memorizzazione delle cose. La differenza è il fatto che online noi abbiamo 2000 distrazioni extra, hyperlink, i pop-ups, eh, i personal device, le notifiche, no? e tutto questo fa sì che. È un apprendimento, un learning diverso rispetto a prima. Una volta leggere un libro era un'operazione concentrata appunto in monotasking, ok? Viceversa, quando leggiamo online siamo necessariamente multitasking e siamo inseriti in un contesto pieno di distrazioni. Ecco perché in realtà c'è questo tipo di effetto. E quindi l'amnesia digitale non dipende dallo strumento da cui apprendiamo, ma dal suo ecosistema mediale e dalle sue logiche, che sono, come abbiamo visto, basate sul distrarci continuamente. Per aumentare il traffico, eccetera. Cioè. Uh, altra cosa che ha a che fare col digitale. Noi ricordiamo meglio le cose apprese sperimentandole direttamente. Perché. Eh, fare qualcosa appunto è la migliore tecnica mnemonica in assoluto perché attiviamo uno sforzo maggiore, attiviamo tutti i sensi, attiviamo più sinapsi. Quindi, una cosa è vedere un tutorial, per esempio, su YouTube, una cosa è farla quella cosa. Una volta che la facciamo, sicuramente l'abbiamo appresa meglio. E quindi anche questo ci fa capire che l'apprendimento online potrebbe essere più labile rispetto a quello, diciamo, offline. Eh... Così come i concetti appresi in un lasso di tempo lungo si memorizzano meglio rispetto a quelli appresi intensivamente, questo lo sappiamo, all'università ci è capitato a tutti, se facevo un esame studiando intensivamente l'ultima settimana, magari l'esame andava pure bene, ma dopo una settimana mi ero scordato tutto, viceversa, se lo studiavo pezzo per pezzo, di volta in volta, magari poi mi rimaneva di più. Quindi velocità, approfondimento, verifica, riflessività e memoria non vanno d'accordo. E noi siamo in un sistema in cui vige la velocità, e quindi quelle altre cose in qualche modo funzionano meno. Ehm, altra cosa è l'effetto della verità illusoria. Tendiamo a credere a qualcosa dopo diverse ripetizioni, e questo in comunicazione politica, anzi, è, se vogliamo, uno dei, dei fondamenti della propaganda proprio è un errore molto facilmente correlabile anche al contesto mediatico di oggi. Proprio perché quando la verità appunto tende a essere personalizzata e, no, e a non credere più alle fonti ufficiali, no? Ormai appunto abbiamo visto verità on demand eccetera, il verosimile può diventare reale per molti di noi, specie se ripetuto continuamente, ok? E quindi il classico caso l'ho letto su Facebook, no? Io pure che i miei genitori, ogni volta che dico Facebook, non è una testata. Io dico a mia madre, a mio padre, da dove l'ha preso Facebook o oh, il vostro amico su Facebook? Eh, ma l'ho visto perché l'ha pubblicato Tizio, l'ha pubblicato Caio, l'ha pubblicato Sempronio. E quindi, diciamo, quelle varie pubblicazioni trasformano, quindi la ripetizione trasforma in sé una cosa non vera in una cosa vera. Sui sondaggi, per esempio, sotto elezioni, questo è un classico, ci cominciano a girare sui social dei sondaggi in cui non c'è l'istituto di rilevazione, non c'è la nota metodologica, ci sono numeri folli, ma a furia di vederli, quei numeri folli cominciano a convincere un po' di gente che siano veri, per il semplice fatto che li vediamo spesso. No? È un po' legato al, al principio della familiarità. Uh. Vabbè, questo lo sappiamo, le cose divertenti e spiazzanti ovviamente ce le ricordiamo di più, funzionano meglio, ma questo vale su tutti i media e vale su tutta la comunicazione. Mi vado un po' veloce per arrivare alle ultime tre che sono divertenti, così come che le immagini ovviamente si notano e si memorizzano di più delle parole, e lo sappiamo. Così come ancora dettagli, magari apparentemente insignificanti, ma stuzzicanti diventano importanti per noi. E quindi sovrastimiamo talvolta i dettagli di una storia e eh, le caratteristiche meno rilevanti, anziché occuparci di quelle centrali. Questo è un tratto tipico della media logic contemporanea, no? l'irrilevanza elevata a notizie. Quante volte abbiamo visto servizi sui quotidiani online sulle taglier di Maria Elena Boschi, le scarpe di Tizio, di Caio, come si è vestito, Sempronio? Uff, ma che è politica? Guarda. No, però cattura la nostra attenzione è spiazzante, ci è in qualche modo sensazionale e quindi ci piace fondamentalmente. Ehm... Oppure, caso classico, prendiamo due, due personalità pubbliche o politiche che normalmente non sono proprio grandi comunicatori di questi che emozionano, so, Draghi e Mattarella. Okay? Cosa ci ricordiamo facilmente di Draghi e Mattarella? Di Draghi, per esempio, ci ricordiamo quando era, mi pare, a Lisbona e mentre parlava a un convegno importante, dice c'è un pavone dietro che fa rumore e lui comincia a dire, a chiacchierare quasi col pavone, ok? Che è un dettaglio totalmente irrilevante. Sui TG non passò quello che disse Draghi nell'evento in sé, passò lo sketch col pavone. Mattarella col covid, vi ricordate quando disse a ah, Giovanni Grasso il suo portavoce. Eh, io lo gli ho detto giusta di capelli e Matteo le ha detto ah, pure per me il barbiere è chiuso, eravamo in pieno lockdown. E quella roba fece scalpore e ce la ricordiamo. Questa è una low triviality, cioè appunto sono dettagli apparentemente insignificanti. Che però alla fine fanno sensazione e ce li ricordiamo molto di più delle cose che dovremmo ricordarci, magari dette da quelle persone lì. Eh. Uh, questa è un'altra cosa importante che riguarda un po' tutta la società dell'informazione. Crediamo che avere più informazioni a disposizione conduca sempre a decisioni migliori, anche se spesso quelle informazioni risultano irrilevanti. È vero che su internet noi possiamo trovare tutto, ma cerchiamo tutto? No. I gattini, i cagnolini, i bambini, i video divertenti. Eh, I media caricano pure loro con appunto servizi su cose irrilevanti, sensazionali, gossip, voyeurismo, eccetera. Quindi è vero che potenzialmente noi avremmo tutte le informazioni a disposizione per prendere decisioni migliori. Poi però subentrano i bias, subentra l'essere umano. L'essere umano se può scegliere, sceglie cose divertenti, sceglie cose sensazionalistiche, sceglie cose magari irrilevanti. E il sistema è costruito anche in questo modo. Hm? Quindi si ritiene quasi automaticamente che la cittadinanza sia automaticamente più informata quando spesso è vero il contrario. Vado avanti, questo l'asalto. Di questo abbiamo già parlato. Uh, L'effetto della vittima identificabile vuol dire che immagini e rappresentazioni concrete sono armi di persuasione molto più forti rispetto alle statistiche astratte. Vi ho credo già citato un famoso aforismo attribuito a Stalin che diceva: Morte è una tragedia. Milioni di morti sono solo statistiche. Che vuol dire questo aforismo Che se io vedo e vivo una morte, magari mi segna vita, mi fa stare male, eccetera. Se leggo di milioni di morti su un annuario, che me frega, che non mi fa né caldo né freddo. Questo fa sì che, appunto, se noi vogliamo ottenere un risultato potente e concreto di un tipo di comunicazione, anche in positivo, non per forza in negativo. Se lo associamo ad immagini eh, diciamo, e a rappresentazioni più che a dati, fatti e cifre, funziona molto di più. Esempio che di qualche anno fa, vi ricordate il bambino Ailani, il bimbo siriano morto sulle coste turche nel 2015, con la foto faccia a terra sulla spiaggia, ha fatto il giro del mondo. Ecco, quella storia lì. Non aggiungeva niente a quello che già sapevamo. Ogni anno purtroppo nel Mediterraneo muoiono bambini nelle tratte diciamo di, di, di migranti. Ma la sola foto di fatto ha fatto il giro del mondo e ha fatto convocare un Consiglio europeo ad hoc per rispondere a un problema che in realtà era già noto. Più che altro era appunto una risposta a un'opinione pubblica sotto shock per una foto, non perché ci fosse una novità. Quindi l'immagine in sé è molto più potente di Dati, fatti e cifre. Questo è un pallino anche di George Lacoff, che è uno studioso americano molto importante, che, che è democratico, diciamo, e che da diversi decenni dice ai democratici americani: smettetela di considerare l'elettore come se fosse un animale razionale e che si muove in base ai fatti, le cifre, i dati che portate voi, perché poi i repubblicani, con quattro immagini e due emozioni forti, vi fregano <ride> più o meno. E questo, più o meno, è anche quello che è abbastanza spesso è accaduto. Eh, L'effetto della terza persona invece tendiamo a ritenere che gli effetti e le manipolazioni dei mass media abbiano effetto solo sugli altri, questo è un classico, è un po' tipo il self-serving bias, vabbè ma quelli sono ignoranti, vabbè ma in realtà appunto ci siamo tutti immersi pienamente, tutti noi abbiamo eh, scambiato profili mh, parodistici per profili veri sui social, tutti noi abbiamo diffuso in buona fede delle fake news che poi sono rivelate tali e così via. Ora, chiudiamo con questi ultimi eh, concetti. Questo ve la, ne avevo già parlato, mi sa, l'effetto Dunning-Kruger, però qui c'è il grafico che è interessante. Anche qui ci cioè, hanno vinto il Nobel con questo esperimento, questi due signori, Dunning e Kruger, sono due professori della Cornell University, dove ho studiato anch'io per qualche mese, vent'anni fa. Ehm, allora, cosa hanno dimostrato loro? Guardiamo queste frasi a Milan Kundra, che tra l'altro è morto ieri, mi pare, sì, quindi diciamo, omaggiamo anche Milan Kuber. La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa, la saggezza deriva dall'avere per ogni cosa una domanda. Mm? Andiamo indietro, di qualche anno. Bertrand Russell. Una delle cose più dolorose del nostro tempo è che coloro che hanno certezze sono stupidi, mentre quelli con immaginazione e comprensione sono pieni di dubbi e di indecisioni. Più o meno la stessa cosa. Darwin. L'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. Shakespeare, il saggio sa di essere stupido, è lo stupido che crede di essere saggio. Sto andando indietro negli anni. Socrate, famosissimo, e so di non sapere, quindi diciamo, costui credeva di sapere e non sapeva. Io invece, come non sapevo, neanche credevo di sapere, quindi ero pieno di dubbi. Faraone Achenaton, l'uomo saggio dubita spesso e cambia la sua opinione, lo stupido è ostenato e non ha dubbi. Quindi vedete, è una convinzione che più o meno da quando esiste l'umanità era abbastanza chiara, però andava dimostrata. E Dunning e Kruger la dimostrano come fanno questo test molto semplice. Somministrano un questionario che contiene domande specifiche su un dato argomento a un campione che è diviso tra esperti di quell'argomento e non esperti di quell'argomento. Il questionario si chiude con la seguente domanda: Quanto ti senti sicuro delle tue risposte da 1 a 5? E questa è la domanda chiave del testo. I risultati adesso non leggiamolo qua, lo guardiamo sul grafico che è più interessante. Allora, qui abbiamo competenza nel campo, da zero a esperto, e confidence nelle risposte. Quindi, quando, quanto mi sento sicuro di aver dato le risposte giuste, da zero a 100. Certo. Cosa ci dice questo test? Che se io ho zero, proprio zero zero assoluto competenza nel campo, Sicuramente ho anche zero fiducia nelle mie risposte. Se io facessi un test con cinque domande sulle nanotecnologie, alla domanda finale quanto ti senti Sicuro direi zero, non lo so, so niente. Ma se io so poco, poco di, quel, di questa roba qui, guardate la confidence dove arriva. Ed è molto più alta anche degli esperti. Perché? Perché se io so poco, poco di qualcosa, tendo a semplificarla quel qualcosa, perché non ne conosco la complessità. Se piano piano comincio a studiarla davvero e ad affrontarla davvero, mi rendo conto di quanto è complessa e quindi rendendomi conto di quanto è complessa la mia fiducia alle risposte scende. Mi ammazza, però è complicato. Ammazza quanto è complicato. Porca miseria se è complicato. Poi però, a fuori di studiare, divento esperto e allora recupero un po' di fiducia nelle mie risposte. Ma mai quanto questi qui. Perché anche l'esperto esperto sa che la complessità è tanta e quindi ti dice: Sì, sono confidente nelle mie risposte, però boh, che ne so, potrei aver sbagliato perché in realtà le variabili sono tante, eccetera, eccetera. E allora c'è anche il contrario della sindrome di Danning-Kruger, che è la sindrome dell'impostore, quella che riguarda gli esperti, cioè la convinzione nelle persone esperte e di successo in un dato campo di non meritarlo questo successo ottenuto. Si sentono quasi degli impostori, perché dicono sì, ok, ma che c'ho di così speciale in realtà? Pur io posso sbagliare, comunque la cosa è complessa. E questo è evidente in questo grafico in cui si riportano, vedete, sia nella, la, la linea blu sono i risultati nelle domande, quelle tecniche, su quel tema, diciamo. La linea nera... E invece la confidence, quella finale, quanto sei fiducioso delle risposte che hai dato. Allora, vedete, chi aveva poco poco, diciamo chi ha, ha indovinato poco poco nelle risposte sul tema, guardate quanto era sicuro invece delle sue risposte. E invece chi le ha date praticamente tutte giuste, era meno sicuro di averle date tutte giuste rispetto appunto al dato reale. Quindi, questo gap ci dice cos'è la sindrome dell'impostore, e questo gap ci dice che cos'è la sindrome di Danning-Kruger. Ora, c'è sempre stata, lo diceva già il faraone Acheraton, sì, però nello scenario di oggi, con Google e Wikipedia, questa roba è esplosiva. E ve lo dimostro con un, un esempio di questo tipo. Allora, Putin vuole conquistare il Donbass, ok? Reazione dell'italiano medio. Che diavolo è il Donbass? Perché no, non è che è famoso come la Florida, la California o la Baviera, no? Quindi all'inizio tanta gente aveva pensato, ma che diavolo sarà stato? Quindi diciamo conoscenza nel campo iniziale zero. Eh, ma oggi è facile passare da zero a uno. C'è Wikipedia, quindi vado su Google, scrivo Donbass, passo su Wikipedia, quindi Google cerca Donbass. Donbass su Wikipedia. Passaggio finale è che io divento: mi sento diciamo in tempo di record un esperto di geopolitica internazionale, soprattutto sulla guerra russa-ucraina. cioè È chiaro che il sistema di oggi alimenta facilmente l'effetto danno in crue. Quello per cui sembriamo dei tuttologi: ogni giorno c'è un tema chiave su, sul web, su, sui social e noi diciamo la nostra, come se fossimo esperti, diciamo, di quella cosa lì. Hm? Eh... Quindi Google e Wikipedia permettono di avere nozioni base su qualsiasi cosa e con uno sforzo minimo. E quelle nozioni base purtroppo esaltano quel tipo di reazione. E quindi la competenza tutt'ologica, diciamo, è molto alimentata dall'ecosistema mediatico in cui perché Roberto sapeva del Donbass. Va bene? Altra cosa di cui voglio, eh, siamo per chiudere, con tre slide finali patternicity che vuol dire che il nostro cervello funziona, lavora per modelli sempre perché pigro, associa immagini, si fa idee, modelli, eccetera. Facciamo un altro giochino molto semplice. L'occhio inganna perché ragiona per modelli. Caso classico, questo lo sapete, l'avrete visto sicuramente in qualche libro, in qualche, ah, il test non mi ricordo come si chiama, ma insomma il test è è più lunga la linea orizzontale di sopra o quella di sotto? Se andiamo a misurarle, sono uguali. Ma l'occhio ci dice che questa è più lunga, c'è cioè poco da fare. Ok? E quindi il sistema 2, una volta che le abbiamo misurate, ci dice: No, caro occhio, hai sbagliato, sono uguali. Però l'occhio, e quindi il sistema 1, continuerà a dirci: Me, però, guarda, che non lo so, eh, eh io le vedo. Mm. Non ne sono tanto convinto, anche di fronte al dato faticheremmo. Oppure, vede ciò che non c'è l'occhio. Se io vi dico cosa vedete in questa immagine, la faccio rapida, non vi faccio neanche rispondere, mi direte vedo due triangoli. Okay? In realtà i triangoli non ci stanno. Cioè, in questa immagine ci sono tre tipo pacman neri e tre cunei neri. Questo triangolo qui, che lo vedo anch'io, eh, non è che siete anormali voi, questo qui, non c'è. Non è una forma presente nel disegno, è una forma che si fa alla nostra mente, che ragiona per modelli. Non c'è, sono uno spazio bianco quello lì. Oppure, per capire quanto i modelli ci condizionino, questo lo facciamo insieme. Quanti animali di ogni specie portò Mosè sull'arca? Rispondetemi. Veloci però, sennò no, il gioco. Il doppio del numero delle specie esistenti, ah, una risposta complessa. Qualche altra risposta? Ma io ho detto una. Tu hai detto una, altre risposte? Due per specie. Ok, cosa ho sottolineato? L'arca era di Mosè? Non era Noè, Noè. Ecco il modello, no? Adesso <ride> mi riesce sempre, l'ho fatto al Master e lui, stanno sbagliato in 60 su 60. Eh, ma non vale così, eh! Perché ragioniamo per modelli, cioè Mosè suona come Noè, e quindi vi siete concentrati sulla domanda. Se avessi fatto questa domanda, quanti animali portò Salvini sull'arca, avrebbe detto: Ah, prof, ma che stai matto? Ma che stai a dire. Ok. <ride> Quindi diciamo il suonare tipo Noè fa sì che scatta il modello, ok? E questo, <ride> se partiamo per fondo, ok? Quindi la capacità di dare un senso al mondo che noi mettiamo in moto dipende dalla facoltà di creare connessioni e reperire modelli. E lo facciamo lì all'inconscio, non è che ci lavoriamo su. Quindi quando leggiamo una frase, ogni parola e concetto attivano quel modello lì e non ci accorgiamo dell'errore banalmente. Eh, altra cosa, questa è figa vera, quasi quanto Mosè. Cosa hanno in comune? L'altra cosa che noi facciamo è cercare i rapporti causa-effetto tra le cose che facciamo fondamentalmente, le nostre azioni, anche. non uno... Premo un pulsante e succede X. ok Cosa hanno in comune questi tre pulsanti? O, o diciamo, che sì, diciamo pulsante pedonale per i semafori, chiudi le porte dell'ascensore e il termostato in un albergo, diciamo. Non lo, non lo dovreste sapere perché sono, capite dove sto arrivando dove sto andando a parare allora, questi tre pulsanti spesso e volentieri sono pulsanti placebo cioè sono scollegati e voi direte vi sarà capitato vabbè al pulsante pedonale è capitato sicuro Premete, premete 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 testo verde non arriva mai ok ma meno male perché ormai diciamo, il traffico è gestito diciamo, con algoritmi e quindi non è che il singolo pedone va là e fa zampare tutto il traffico della città ok oppure in quanti ascensori vi è capitato di premere il chiudi porte e non partire lo ripremete, ripremete finché si chiudono e ah ora sì che ha funzionato no c'è un timer banalmente ok perché ce li lasciano questi pulsanti placebo? Per darci l'illusione del controllo, che è un'altra cosa tipicamente umana. Quindi non servono a niente tante volte, eh, talvolta funziona. Il chiudi i porti in ascensore, se noi premiamo una volta e si chiudono, vuol dire che funziona. Se premiamo tre volte e non si chiude, vuol dire che c'è un timer. Eppure a noi dall'idea che alla quinta premuta ah, ora sì che ha funzionato. ecco. L'illusione e il controllo è importante perché è anche un modo di gestire i comportamenti umani, tra virgolette, okay. per non farli sbroccare al semaforo pedonale, gli lascio il pulsante così credono che lo stanno fermando loro il traffico. Okay. Banalmente. Però appunto sono illusioni. Ultima cosa, e chiudiamo, agentisiti che vuol dire? Che noi naturalmente tendiamo ad attribuire intenzionalità. A qualunque diciamo, a tutti gli attori, ma non solo umani, adesso lo vedremo che eh, hanno a che fare con noi. Intenzionalità nei comportamenti. Adesso vi faccio vedere questo video molto vecchio degli anni 30, perché è esperienza degli anni 30, lo vediamo insieme, lo commentiamo insieme e poi chiudiamo. Allora, questo esperimento è stato fatto, diciamo, se è stato creato questo filmato, è stato sottoposto a un campione, eh, diciamo, di persone e gli hanno chiesto, cosa avete visto in questo filmato? E c'è cioè, chi ha visto la donna con l'amante e il marito incazzato che lascia tutto, il padre violento con la mamma e il figlio che scappano e poi il padre, ok. In realtà sono due triangoli in pallino e quattro linee che fanno un quadrato, <ride> però... Noi tendiamo, quando vi ho detto sempre dalle prime lezioni che la nostra mente è una brain fiction, cioè che si fa storie, quello è storytelling di fatto, cioè dietro quelle immagini noi ci creiamo un racconto, ok? E questo fa capire quanto è potente quello storytelling. Quindi la nostra brain fiction è alla costante ricerca di intenzionalità, cioè hai visto il triangolo grosso che gli voleva menare, pallino a quello piccolo, ah, meno male che sto scappando, ma in realtà erano segni grafici, ok? Quindi la, però poi è stato dimostrato, e questo è interessante, adesso chiudiamo con questo esperimento qui, che l'abitudine di giudicare un fatto come intenzionale, è automatica e non richiede alcuno sforzo. Alla mente, semmai, lo sforzo è richiesto per andare oltre il giudizio di intenzionalità. E come è stato dimostrato? È stato dimostrato con un esperimento. No, ve lo dico così, poi svelo la frase. Allora. Immaginate di essere in un locale, in, una, in un disco pub, in un wine bar, una cosa del genere. Se e siete al bancone con un amico, questo, il, il test è stato fatto proprio così. Siete abbastanza. Adesso magari c'è qualcuno fra voi, ma tra i non astemi, diciamo, state bevendo poco, passa un passante, vi sbatte spalla a spalla, vi chiede scusa e per voi è finita lì. Se vi sbatte due ore dopo, dopo vi siete bevuti 5 mojito, verosimilmente la reazione è diversa. Oh, che vuoi, è mai sbattuta apposta. Okay? perché l'alcol, che è un disinibitore, fa venire fuori i nostri processi automatici. Quindi, per questo, l'esperimento è stato fatto con l'alcol. Facendo bere i soggetti testati si è visto che più bevevano e più quello scontro lo, lo interpretavano come intenzionale, cioè se mi sei venuto addosso volutamente. Okay? Questo ci dimostra che noi attribuiamo intenzionalità a tutte le cose che succedono automaticamente e eventualmente ritenere che non fosse intenzionale che implica invece uno sforzo. E da sobri ci viene più facile perché abbiamo più freni inibitori. ok? Ma noi pensate che quante volte insultiamo gli oggetti come se volesse farci qualcosa, la macchina che non parte la mattina, no? Maledetta proprio oggi non devi partire a come, che ti ho fatto? Ok, quindi noi diciamo attribuiamo intenzionalità addirittura agli oggetti, figuriamoci, appunto, alle cose. E questa, diciamo, era l'ultima slide di oggi. Tutte queste cose ci servono un po' per inquadrare, appunto meglio come funziona. La nostra mente, come proprio esseri umani, è un po' per ragionarci anche in ottica appunto di comunicazione politica. Per esempio, ma è proprio diciamo uno di degli esempi di tutto ciò che abbiamo visto oggi. Ha senso provare a convincere un elettore che è pregiudizialmente contro di noi? Ormai dovrebbe essere chiaro, no perché nemmeno l'ascolta la proposta. Cioè, è quella la base del gruppismo fondamentalmente. Ecco perché, e lo vedremo diciamo, tra qualche lezione, è molto importante la segmentazione, la targetizzazione degli elettori quando parti in campagna elettorale, perché tu devi capire quali sono gli elettori tuoi e come portarli a votare, quali sono gli elettori incerti e potenziali che potrebbero prendere in considerazione la tua candidatura e scartare tutti i resti. Quando io chiedo al politico candidato con cui lavoro, ma tu a chi parli? E mi risponde: parlo a tutti, io dico: no, un po' e parlo a tutti, sì, parli a tutti, ok, certo, ci mancherebbe, ma di quei tutti almeno la metà non ti può vedere tendenzialmente. E quindi, diciamo, diventa uno spreco di tempo, risorse, eh, denaro, eccetera, eccetera, per persone inseguire certe cose che oggettivamente sono praticamente impossibile a ribaltare per tutte queste cose che abbiamo visto. ok? Poi certo ci sono elettori un po' meno tifosi, ci sono elettori indecisi, ma sono sempre una quota bassa. Cioè fatto 100 l'elettorato di qualsiasi paese, tra i 7 e gli 8 su 10 sono tifosi. Tra il 20 e il 30 al massimo sono indecisi. E lì puoi lavorarci è chiaro che di quei tifosi la metà sul conto, sul conto la metà sul conto di te se ragioniamo in ottica più o meno bipolare se ragioniamo in ottica di un partito piccolo molti di meno eh, chiaramente. prof ci ha aperto un mondo grazie Antonio bene io vi devo salutare e ci vediamo giovedì prossimo grazie come sempre eh, mi diverto io per primo e eh, ci vediamo tra una settimana grazie mille a tutti. Eh, buona, buona serata, serata. Arrivederci, buonasera, ciao dottor Di Gregorio. Buona serata, grazie. Buonasera.